Buonasera. Le possiamo fare qualche domanda? Sì, mi dica. Volevamo sapere se conosce la legge sullo spreco alimentare. L'ho sentita, però profondamente non la conosco. Cioè, voi mi potete citare... Sì, in pratica è una legge che ha come primo obiettivo quello di dimezzare le quantità di cibo, cioè di raddoppiare le quantità di cibo raccolto, utilizzato da 500.000 tonnellate a 1 milione. Sì. E dove vanno a finire i cibi scaduti? Ma secondo te vengono tutti nei contenitori che adesso in questo periodo stanno dando? Io avendo un ristorante so che in effetti vengono distrutti, vengono messi nei sezioni e poi portati via. Io non lo so con precisione dovrebbero essere dove vanno a finire. Lo dovevo dire a Musichini Morzilli che lavora con la nettezza urbana. Ma non penso, perlomeno quello che so io, quelli che produco io, quelli che scarto io nel ristorante mio, vengono buttati in sezioni e nessuno li raccoglie. Tanti sì, sono quella delle persone povere, come il pane che lo diamo a chi ha gli allevamenti di maiali, di galline, ma tanta roba viene buttata nei contenitori e portata via da la nettezza urbana. Grazie. Le possiamo fare qualche domanda sulla legge sullo spreco alimentare? Come no? Volevamo sapere se conosce la legge sullo spreco alimentare. Non la conosco perfettamente, ma non ho sentito parlare. Ah, in pratica è una legge che è in vigore il 14 settembre di quest'anno e tra i principali obiettivi c'è quello di raggruppare fino a 1 tonnellata di cibo inutilizzato per darlo a chi ne ha bisogno. E questa legge in Francia è libera con la sanzione, invece in Italia no. E i cibi scaduti dove vanno a finire? La maggior parte dei cibi vengono riciclati per fare delle scatolette per cani, gatti. Ma qualcosa lo date anche alla Caritas? Qualche cibo lo diamo anche alla Caritas. Va bene, grazie.